Recensione di Robocop 3 per Mega Drive. La copertina riporta un Robocop volante che distrugge un vetro. Una copertina spaccona. Il videogioco è un run and gun con una spruzzatina appena accennata di elementi platform, composto da 5 schemi. In realtà dovrei dirvi 6, ma siccome l'ultimo schema è soltanto un quadro boss, mi permetto di non considerarlo un livello a tutti gli effetti. Tre schemi vedranno il nostro supereroe metallico che cammina e due schemi lo vedranno volare all'interno di sezioni sparatutto a scorrimento verticale. La nostra lattina con le armi, mentre cammina, può anche sparare e può farlo anche in verticale verso l'alto o in diagonale, sempre verso l'alto. A destra e in basso vediamo la sua energia e invece a sinistra e in basso le armi che possiamo scegliere. Con un tasto saltiamo, con uno spariamo e con l'altro selezioniamo l'arma. Esistono 5 tipi di power-up. Quello che riporta il disegno di tre proiettili ricarica le munizioni dell'arma selezionata in quel preciso momento. Il power-up con il disegno di una croce regala 1000 punti. Quello con la E ricarica un pochino la nostra energia e quello con la P aggiunge armi all'arsenale di Robocop. Oppure nei livelli di sparatutto ci potenzierà lo sparo. Poniamo fine all'analisi generale citando il fatto che tra le opzioni è possibile scegliere fra tre livelli di difficoltà, poi si possono scegliere quante vite e quante possibilità di continuare disporre durante il gioco e c'è anche la possibilità di modificare i controlli. La grafica non spreme fino all'ultimo bit disponibile i circuiti elettronici del Mega Drive, ma è comunque molto gradevole e di discreta realizzazione. Gli sprite sono grossi e animati in modo più che sufficiente, non ci sono rallentamenti, o almeno io non ne ho visti. I colori mi sono sembrati utilizzati in modo ottimale ed il tutto offre una buona impressione generale. Il sonoro offre effetti appropriati e tutto sommato godibili, tranne una breve frase digitalizzata che si può ascoltare purtroppo nel pieno stile gracchiante del Mega Drive. E le musiche sono di buona qualità, peccato che sono essenzialmente due, una per i livelli a piedi e una per i livelli shoot 'em up. Davvero troppo poco. La giocabilità. Dunque, ho giocato ormai a diversi videogiochi in cui il personaggio principale è Robocop. Vi dico subito che il migliore è stato Robocop vs Terminator e in seconda posizione io ci metto Robocop 1 su Nintendo, almeno di tutti i videogiochi con Robocop che io ho provato sino ad ora. Non li ho provati tutti al momento. Ho notato che questo episodio è poco apprezzato in rete, le votazioni sono molto basse, la più bassa che ho trovato è stato un 2 su 10 e io non sono così tanto d'accordo. Allora, anche secondo me questo non è un bel videogioco, non raggiunge la sufficienza, ma non è nemmeno così catastrofico, non è da 2 sicuramente, almeno secondo il mio parere. Dal mio punto di vista, il suo più grave difetto è che è troppo corto. 5 schemi, e se vogliamo considerare anche l'ultimo scontro, 6 schemi, ma con una durata complessiva che si aggira intorno ai 17 minuti, beh, è davvero troppo poco. Ed è proprio questa la caratteristica che, secondo il mio parere, non fa raggiungere almeno una sufficienza risicata a questo prodotto. Altri difetti sono una eccessiva difficoltà, soprattutto a livello di difficoltà normale e difficile.
Purtroppo Robocop perde tantissimo l'energia, la perde velocemente quando tocca un nemico. E questo è abbastanza fastidioso a quei livelli di difficoltà. Giocato invece a livello di difficoltà più facile, come ho fatto io, per quello che riguarda il long play, il titolo è difficile ma non impossibile. Insomma, ho giocato a di quei prodotti dedicati a Robocop che sono delle cose atroci. Non so, provate per esempio un Robocop 2 su Nintendo, eh. Quindi secondo me il titolo dà comunque la possibilità di godersi una partita difficile ma non atroce. E poi, per chi volesse sperimentare un'esperienza molto più punitiva, per chi fosse coraggioso, offre anche la possibilità di giocare il titolo ad un livello di difficoltà maggiore. Un altro difetto che secondo me si può accreditare a questa produzione videoludica è che durante le fasi sparatutto abbiamo due tipi di fuoco, uno che colpisce il terreno e uno che colpisce gli altri velivoli. Quello che colpisce il terreno è poco gestibile perché colpisce troppo in avanti, e questo a me ha dato un po' fastidio, per esempio. Infine possiamo dire che il personaggio molto grosso rende difficile evitare i proiettili dei nemici, però questo secondo me è un pochino associato al fatto che stiamo giocando con Robocop. Si sa che Robocop è pesante, grosso e lento. Secondo me è come dire, è una caratteristica che chi vuole giocare a Robocop deve per forza tenere in considerazione. Infine segnalo che se si gioca a livelli di difficoltà maggiori a quello più facile, ci sono più nemici a video e anche nemici che giocando a facile non esistono. Vi mostro la prova. Ecco qua, sto giocando a livello di difficoltà medio, guardate quella specie di bidone aspiratutto che spara. Ecco, quello non c'è se giocate a livello facile. Longevità, beh, come vi ho detto, il gioco è troppo breve. Giocato a livello facile durerà poco, anche se è difficile il gioco. E purtroppo credo che gli altri due livelli di difficoltà siano davvero troppo esasperati per un giocatore medio. Cioè, credo che il giocatore normale, il giocatore medio, possa godersi questo titolo soltanto a livello facile e dopo averlo finito lo abbandonerà, perché dopo siamo davvero a livelli fuori parametro. Le mie considerazioni finali: tutto sommato, se desiderate fortemente un videogioco con Robocop, tutto sommato uno sguardo a questo prodotto configurato a livello facile potreste anche darlo. In tutti gli altri casi forse potreste provare Robocop vs Terminator, oppure su Mega Drive trovate decine e decine di altri videogiochi simili migliori, per esempio Eastward. Un videogioco che si fa segnalare in negativo per l'eccessiva difficoltà e per la scarsissima lunghezza.